Ciao a tutti e ben ritrovati di nuovo su una Genocide di Undertale. Togliamo la freccia. Ah, qua non si può passare, che brutto peccatissimo. Se non sbaglio dobbiamo andare avanti, abbiamo 40 mostri da far fuori. Meglio cominciare subito, perché ci vorrà tanto. Oh, ma sono costantemente stalkerato qua, eh. Che sia Pasivi, che sia Genocide, sempre mi tengono d'occhio qui. Non controllo. Oh, eccoti qui. Piccola creatura infame. Ah, ti sei fatto un cattivo nome di te stesso. Che infame, sono impressionato. Ah, sì, se stai cercando Alphys, non è qui. Finché sono impegnato con te. Sta cercando di far evacuare tutte le persone in sicurezza. Ora, così tu non potrai mai raggiungerli. Ho scelto di non combatterti. Lei non è l'unica intelligente, vero? Si scappa di prego. Cosa? Che rude. Stai solo aspettando di mettere le tue mani su di me, vero? Ah, che peccato. A questo mondo servono star vive. Perbacco. Penso si disse perbacco perché l'ho inventata adesso. Boh, Toodles è un'esclamazione. Finché non ci sono dialoghi non ci vedremo, quindi... Cavolo, le guardie. Sei qui. Quindi significa che Undyne è... Sì, Undyne, ti vendicherò. Mi ricordo ancora quello che è successo. Me lo ricordo perfettamente. Che... Ah, è vero, ho preso la padella. Cavolo. Uno, tu... Che cavolo? L'ho sciottato, l'ho tirato uno sberlo... Sì, ho preso la padella. Che c'è, sì, sapete già dov'è, vero? Porco cavolo, ma che... Quanto danno gli fa? 1000 di danno. Uno sberlone di quelli che... Chi, Bud Spencer, chi? Nemmeno i ragni hanno voluto contrattare con me. Ah, però i prezzi mica scendono, Però, Genocide, tutti morti, però i soldi non mancano. Siamo entrati nella cava dei ragni, ah. Avete sentito cosa dicono? Dicono che gli umani indossano... Dicono che un umano con la maglia a ring arriverà qui. Sono io. Dicono che odiano i ragni. Dicono il giusto. Dicono che amano pestarli. Non è giusto. Non sono così sadico. Almeno non, io no, il personaggio forse sì. Ho sentito che mi piace staccare di legami. Non per questo assolutamente no. Beh, forse il personaggio. Forse questo piccolo umano posseduto giallognolo. Forse sì. Ho sentito che... Dimmi tutto. Sbucata dal nulla. Dicono che hanno... Che hanno un orribile sapore. Che peccato. Gli umani vengono qui e non... E non vanno, neanche, non vanno nemmeno bene da essere mangiati. Oh, vabbè. Ah, beh, gli ingredienti marci possono sempre essere scartati, no? Penso sia questo. Mi hai fatto soffrire le pene dell'inferno in quella run. Voi non lo sapete, non sono mai morto, sì, ma ho sofferto. Patirai le stesse sofferenze. Ah. Ok, come non detto. Non è morta subito, non ha patito nessuna sofferenza. E questo... È scappato il regnetto. Ah, mi sa che era... Sì, ho presente. E adesso porta un fiorellino. Non so per dire cosa o... Ah, non è un fiore dorato, quindi non c'è nessun collegamento. Devo far fuori anche te? Bravo. Mi sa che era quello lì che gli portava il telegramma da quelli delle rovine. Che ti diceva che in realtà eravamo quello sbagliato. Addirittura il Mediator Resort è deserto. E questo qua è molto strano. Vediamo un po' qui se qualcuno... Perché mi becco sempre quegli strani? Non hai tutti i torti. Perché vedo che c'è un panino a forma di croce. Mi piace, lo voglio. Mi sa, Glamburger? Vuoi ordinare o cosa? Ah, la bistecca è a forma della faccia di me. Beh, questa qua mi piace. Guarda che sono ricchissimo. Sì. Volevo comprare le tue cose stranissime. No. Di nuovo solo. Vedo che c'è uno staccanovista questo qui, Ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Non so se essere contento perché sono finalmente riuscito a uccidere 40 mostri.
oppure sentirmi in colpa appunto per questo. Vediamo un po' che cosa ci sarà. Sapete chi sarà, ma cosa farà? Oh cavolo, cavolo, finalmente sei arrivato. Dopotutto, dopo il nostro primo incontro, ho realizzato qualcosa di terribile. Non sei solo una minaccia per i mostri, ma anche per gli umani. Oh cavolo, questo è un problema. Vedi, non posso essere una star senza un'audience. E dopotutto, c'è anche qualche piccolo. Eh sì, c'è anche qualche persona che vorrei proteggere. Testardo come sempre, eh? Ma non tocchiamo questo argomento. C'è qualcosa che non ho calcolato. Come un vero fan, vorrei sapere come. Ah, sono stato creato come intrattenitore per umani. Un robot intrattenitore per umani. Ah, è stato solo dopo essere diventato una star che è diventato più un corpo fotogenico. Dopo, comunque, le funzioni originali non sono mai state completamente tolte. Vieni un po' vicino e ti farò vedere la mia vera forma. Avanti, Freezer, dai, fammi vedere la tua vera forma. Ok, dunque, pronto? È tempo dello show. Vediamo un po' cosa diventerà. Si diventerà il solito Metaton X. Dai, vediamo un po'. Oh, che cavolo! È diventato Optimus Prime! E come combatto Optimus Prime? Non sono Megatron, cavolo, che faccio? No, non ho un'altra onda, un'onda in due, no, ti prego. Ok. Vediamo un po'. Primo colpo, vediamo quanto li togliamo. Dopo capirò quanto sarà difficile. Avanti. No, dai. No, dai, ti prego. Dunque, non vuoi unirti al mio fan club? Bomba atomica. Credo che sia questo l'attacco speciale, la bomba atomica. Ma. Finito così. Ma. Andato. Andato. Boh. È stato più semplice di quanto mi aspettassi, vero? Vabbè. Adesso resta solo una cosa da fare. Andare avanti. Vediamo un po' l'attesa nell'ascensore, che è sempre più lunga. Vabbè, qua mi sa che stiamo andando in paradiso. Ma mi sa che stavolta stiamo andando all'inferno, non in paradiso. Perché ci sta l'ascensore e va in tutte e due le direzioni. Dipende chi clicca il pulsante. Ma quanto è profondo l'inferno? Ah, è finito? Vediamo un po' dove siamo. Sembra. È una copia sputata del paradiso. Finalmente. Oh. È un po' classica città grigia. Grigia, silenzio. Vabbè, era silenziosa anche in Pacifist, eh. Non possiamo dire che adesso è colpa nostra, perché anche in Pacifist non si sentiva niente. Quindi almeno questa non è colpa mia. Quanto manca per. No, non dimmi che devo farmi tutta questa strada. Non c'è il viaggio rapido. Ma anche la musica sembra quella. Elevatore del castello. Ascensore. Di solito qui non c'erano quelli che mi raccontavano le storie. Ah, c'è un medaglione a forma di cuore dentro la scatola. Vuoi prendi? Cavolo, se lo prendo. Vediamo un po'. Locket. Proprio dove serviva. Mi sembra che ha detto. Sì, ho preso anche i. Il coso da cobo. Un coltello. Qua ci stiamo andando su una cattiva strada. Era ora, ha detto. Pistola scarica, beh, puoi usarla come mazza, cosa vuoi? Non so, ma un coltello credo che sia più efficace. Ciao. Sei tornato dopo tutto questo tempo? Sei finalmente arrivato a casa. Ti ricordi dove giocavamo? Cavolo. Oggi sarebbe davvero divertente. Hai preso la chiave e l'hai messa nel portachiavi del telefono. Come fa un telefono ad avere un portachiavi? Nemmeno gli iPhone ce l'hanno. Qua sono avanti o indietro, dipende. Deve essere abbastanza grande per. Sì. Ricordo quando mi sono svegliato la prima volta qui nel giardino. Ero davvero spaventatissimo. Non potevo sentire le braccia o le gambe. Tutto il mio corpo era diventato un fiore. Mamma, papà ho chiamato, ma nessuno è arrivato.
But nobody came. Quante volte ho letto questa frase? Non fate la genocide. È per questo che non dovete. Dimmi di nuovo, Flaudi. Eventualmente il re mi ha trovato, pian che piangevo nel giardino. Gli ho spiegato cosa mi è successo. E dunque mi ha preso. Mi ha preso con le lacrime agli occhi dicendo: tutto andrà bene. Era così emozionale, ma per qualche ragione non sentivo nulla. Sì, succede quando non hai un'anima. Un'altra chiave. E quando non hai più un'anima ti sa questa roba qua. Non senti nulla. Un po' come la morfina, solo che qua. Solo che qui c'è un'altra cosa. Dimmi. Ah, ho poi realizzato che non potevo sentire nulla a proposito di nessuno. La mia compassione era sparita, e credimi. E no, non perché non ci provassi. Ho sprecato settimane con quello stupido re, in una speranza vana di sentire qualcosa. Ma è diventato troppo per me. Sono scappato di casa. Eventualmente ho raggiunto le rovine. E dentro ho trovato lei. Lei, sapete chi? Pensavo che tra tutte le persone lei avrebbe potuto farmi sentire qualcosa di nuovo. E ha fallito. E ha fallito. Ho realizzato che questi due erano inutili. E sono diventato. Sì, me sono andato. E volevo solo amare qualcuno. Volevo prendermi cura di qualcosa. Forse potresti non crederci, ma ho deciso che non era più valido vivere in un mondo senza amore, in un mondo se non in un mondo senza di te, non in un mondo senza di te, punto. Ho deciso di seguire i tuoi passi, avrei cancellato me stesso dall'esistenza. E sai cosa? Ce l'ho fatta. Ma sei ancora qui? Come hai fatto? Non ho capito. Ma quando ho lasciato questo corpo mortale, ho cominciato a sentirmi apprensivo. E se non hai un'anima, che succede quando. Quando non hai un'anima? Qualcosa di primitivo ha cominciato a bruciare in me. No, pensavo, non voglio morire. E dunque mi sono svegliato, come se fosse tutto un brutto sogno. Ero di nuovo nel giardino. Di nuovo al mio save point. Sì, la stellina lì. Con la determination. Ce l'ha anche lui, se ce l'hanno tutti. Interessante. Interessato, ho deciso di sperimentare ancora e ancora. Mi sono portato al margine della morte e a qualsiasi punto avrei lasciato questo mondo andare avanti senza di me. Ma io ero lo stesso determinato a vivere. Potevo tornare indietro. È fantastico, vero? Anch'io ero stupito. Però, che trippe mentali. All'inizio ho usato i miei poteri per il bene, sono diventato amico con tutti, ho risolto i problemi della flawless, non so, tutti i loro problemi. Ma la loro compagnia era fantastica per un po'. Ah sì, dopo un po' di tempo si rivelano prevedibili. Cosa direbbe una persona se gli dessi questo? Cosa farebbero se gli dicessi questo? Dopo che sai la risposta è quello. Sono tutti uguali. Sa più robe di quanto non pensi. È cominciato tutto perché ero curioso. Curioso di cosa fosse successo se li avessi uccisi. Non mi piace, mi dicevo. Lo sto solo facendo perché so cosa succederà. Che scusa. Ah, capito. Oh, che casino sta parte. Ah, e tu tra tutti puoi capire. Hai capito quanto è libero agire in questo modo? Ah, almeno siamo migliori di quei fannulloni che se ne stanno a guardare, che succede? Quella patetica gente che vuole vedere. Ah, che vuole.
che vuole vederli, ma sono troppo deboli per farlo da soli. E scommetto che qualcuno ci sta guardando proprio in questo momento, no? Aspetta un secondo. Ci sta pigliando per il culo. E adesso sta diventando tutto stancante. Capisci? Ha fatto tutto quello che questo mondo offre. Ho letto tutti i libri, ho bruciato tutti i libri. Ho vinto tutti i giochi e ho perso tutti i giochi. Mi sono fatto amico tutti e ho ucciso tutti. Ah, numeri, linee di dialogo, ho visto tutto. Ma tu sei diverso, non avrei mai potuto predirti. Ok, un complimento. Quando ti ho visto la rovina non ti riconoscevo. Pensavo che ti avrei potuto fregare e rubarti l'anima, ma ho fallito. E quando ho provato a caricare il mio salvataggio, non ha funzionato. La tua determinazione è qualcosa di più grande della mia. Anche questo è un complimento? Wow. Ho solo una domanda per te. Come hai fatto a tornare nelle rovine da qui? Aspetta, lo so. Lei ti ha portato quando se n'è andata da qui. E ha deciso di darti una sepoltura piuttosto di gironzolare così per sempre. Ma perché? E cosa ti ha fatto svegliare? Mi hai sentito che ti chiamavo? Hai sbagliato persona. Ma non importa ora, sono così stanco di tutto questo. Sono stanco di tutta questa gente, stanco di tutti questi posti, stanco di essere un fiore. C'è solo una cosa che vorrei fare. Finire quello che ho cominciato. Lasciamo tutti i libri. E dunque, lasciamoli vedere com'è l'umanità. Che peccato per tutti. Questo mondo è ancora uccidere o essere uccisi. È quello che ho fatto io, solo che io ho ucciso tutti, tutti, sono andato a cercarli per ammazzare. Dicevi? Ho usato questo potere in tanti modi per intrattenermi. Ma vedo che tu mi hai cambiato la mente. Penso che se sei qua in giro. Aspetta, che cavolo. Tutti questi dialoghi mi stanno facendo mal di testa. Vivere nella superficie non deve essere così male. Che stai dicendo? Non dobbiamo neanche andarcene per prenderli questa volta. Il re ha sei di loro. Ha sei di loro. Intrappolate. Ho provato centinaia di volte poi a cercare di farmele vedere. Ma proprio non vuole. Io so che lo farà per te. Mi stai sfruttando per caso? Ma perché ti sto dicendo tutto questo? L'avevo già detto. Anche dopo tutto questo tempo, tu sei l'unico che mi capisce. Tu non mi daresti nulla. Beh, non hai tutti i torti. Creature come noi, che non esiterebbero a uccidersi a vicenda se si trovassero uno davanti all'altro. Dunque, perché? Cos'è questo sentimento? Perché sto tremando? No, tipo, nessun rancore, ok? Che stai facendo? Tu vai indietro. Mai provocare la bestia. Ho cambiato idea a proposito. Non è più una buona idea. E dovresti andare indietro. Ah, questo posto va bene nel modo in cui è. Smettila di fare quella faccia spaventosa. Non è divertente. Hai un malato senso degli humor. Esatto. Lo humor. Non ha proprio uno humor questo personaggio qui. Ah, sembra che siamo quasi alla fine. Sì, siamo alla fine. No,
Non è l'ultimo episodio questo qui, ma sarà bensì il prossimo, almeno penso. E avete visto come è successo. Adesso non so che fine abbia fatto Flowey, è sparito. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire il finale di questa serie e tutte le altre. Ciao a tutti!